ancora una volta in questo canale. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Melissa e in questo canale troverete tante ricette semplici con prodotti di facile reperibilità per lo stile di vita chetogenico. Oggi insieme faremo una pizza senza farine, oppure se non volete utilizzare il formaggio utilizzate la farina e non il formaggio. Avrete bisogno semplicemente di 500 g di petto di pollo precedentemente bollito. Lo fate bollire per una ventina di minuti e poi lo riducete così. Io l'ho schiacciato con le mani. Potreste anche frullarlo, però se lo frullate diventa troppo morbido, poi farete fatica a lavorarlo. Se non avete del petto di pollo in casa potete utilizzare anche la carne trita di suino, bovino, vitello, quella che comunque avete in casa. Quella la fate frullare con un po' di sale nel frullatore e vi verrà una massa morbida, però quella rispetto al pollo si lavorerà meglio. Partiamo con la ricetta. Pollo, 60 g di parmigiano grattugiato, 50-60 g quello che volete voi. Vi dicevo, se non volete utilizzare il formaggio grattugiato, potete utilizzare un po' di farina di mandorle, sempre 60 g. Scegliete voi, io l'ho chiamata pizza senza farina perché non volevo utilizzare la farina, però se non volete utilizzare il formaggio, utilizzate benissimo la farina. Due uova grandi e del sale, questo è solamente per la base. La base in questo caso ha solamente 1,4 g di carboidrati, quindi poi per la parte sopra, per la farcitura, potete scegliere voi di metterci quello che volete. La mia farcitura ve la farò vedere dopo. Prendete il vostro pollo, aggiungete il formaggio grattugiato a 60 g. Prendete le due uova grandi, aggiungete del sale a vostro piacere. Io comunque un po' di sale l'ho messo anche nell'acqua mentre bollivo il petto di pollo, quindi non ne metterò tantissimo. Iniziate ad amalgamare il vostro impasto, la vostra carne. Il modo più semplice, ovviamente dopo esservi lavati le mani, è questo. Se vedete che l'impasto rimane troppo liquido, potete aggiungere ancora un po' di formaggio grattugiato oppure un po' di farina. Se invece vedete che il composto rimane fin troppo secco e non riuscite a lavorarlo, cioè che non è morbido, aggiungete ancora un uovo. Nel frattempo preriscaldate il forno a 180 gradi. Io uso le mani, se volete mettete guanti, ma è ovvio che prima di utilizzare le mani le ho lavate. Il composto, la pizza, non deve essere troppo bassa ma neanche troppo alta. Cercate di spingere soprattutto qua nel centro. Poi la pizza, la tradizione della pizza deve essere rotonda, ma se siete più comodi a farla quadrata, assolutamente non ci sono problemi.
A questo punto la mettete in forno per 10-15 minuti finché non diventa giallina dorata. Dopo circa 15 minuti, questa è la nostra base. Come vedete, è diventata dura, un po' duretta, e sta diventando ad essere giallina. Lasciate il forno acceso e iniziate la farcitura. La mia sarà molto molto semplice. Ho deciso di mettere un po' di pomodoro tagliato fine, ci metterò metà mozzarella tagliata finemente, aggiungo dell'origano. Sopra metterò qualche spruzzo di olio di oliva. Se volete potete mettere due uova, il tuorlo d'uovo, del prosciutto crudo, cotto, dello speck, pancetta. Io ho deciso di farla semplice. Rimettete in forno per altri 10 minuti. Questa è la nostra pizza dopo altri 15 minuti. Non è tanto dura, ma neanche tanto morbida. Ha una parte di croccantezza, soprattutto i lati. Io non ho messo un sugo sopra. Se voi ci mettevate anche un po' di sugo quello al pomodoro che si usa per la pizza, veniva ancora meglio. Però io la volevo un po' così, senza troppe cose sopra.